come si costruisce un mindset di ferro. In questo video ti parlerò di mindset e di quello che è secondo me l'unico elemento vero che devi sempre utilizzare per costruire un mindset, per acquistare quella che è la sicurezza che stai facendo le cose nel modo corretto, che effettivamente sei pronto e preparato a fare quello che andrei a fare, nel caso specifico giocare tornei di poker, ma come scoprirai è tutto traslabile a qualsiasi altra disciplina che tu vai poi ad affrontare. Premessa, il video non prevedevo di registrarlo oggi, infatti sono uscito da casa per andare al supermercato e mi è venuta voglia un attimo di registrarlo al volo, perché ho avuto proprio una conversazione con un cliente letteralmente 10 minuti fa prima di uscire da casa, quindi ci tenevo a farlo ora al volo, viene così. Prima di parlarti di quello che voglio appunto trasmetterti nel video di oggi, visto che stiamo parlando di mindset, ti dico subito che quando lavori sul mindset, quando vuoi sviluppare il tuo assetto mentale, a parte che si potrebbe veramente parlare per ore su cosa serva fare, su perché sia importante un determinato atteggiamento piuttosto che un altro, perché sia importante il mindset, però non lo faccio in questo video perché non voglio parlarti di altre cose. La cosa veramente fondamentale per lavorare in modo efficace sul mindset è partire dal presupposto che sei una persona e non sei un robot. Perché faccio questa premessa? Perché negli anni, per moltissimo tempo, si è portata avanti un'idea di allenamento del mindset, di sviluppo del mindset, che è qualcosa che appunto sembra un allenamento per robot, una programmazione di una macchina. Ti faccio un esempio, concetto condivisibile, pienamente diffuso: non devi tiltare quando ti scoppiano una mano. Vero, tiltare è qualcosa che è inopportuno, che ti porta a perdere tante chips, che ti porta in uno stato dove fai una serie di errori che, giocando bene con un mindset appunto di ferro, non avresti fatto. Che il tilt è qualcosa che non riguarda la singola mano che vai a giocare, perché in realtà soprattutto quando giochi tornei, tiltare ti mette in una condizione tale per cui hai fatto un errore, fai un errore in quel torneo e vieni eliminato da quel torneo, bene, però oltre quel torneo che stai giocando magari ne stai giocando altri 5-6 e il tilt si ripercuote in quei 5-6 tornei finché non li elimini tutti, e quindi fai la frittata, come si suol dire, perdendo, come si dice dalle mie parti, maestria e capitale. Insomma, hai fatto un bel danno se vai in tilt, e non tiltare quindi sarebbe opportuno e sarebbe corretto. Il problema qual è? Che il problema sono le strategie, il modo, le soluzioni che certe persone danno al tilt. Cioè, qual è la soluzione? Non arrabbiarti quando prendi uno scoppiare, essere scoppiato è normale, prendere un brutto colpo, una bad beat è normale, statistico, capita, devi accettarlo e quindi succederà. Vero, sicuramente non, cioè, uno dei primi pezzi che devi incominciare, su cui devi incominciare a ragionare, a familiarizzare se giochi a poker, è che asso vince contro qualsiasi mano mediamente l'80% delle volte, quindi 20 volte su 100 verrai scoppiato in qualche modo, e devi iniziare ad accettarlo come normale. È anche vero che se tu sei al tavolo, alla bolla del tavolo finale del Sunday Special, sei al prima mano del tavolo finale del Sunday Special, come mi è capitato qualche tempo fa, ti arriva KK, tu hai 60 bui, trovi uno che non si capisce bene com'è possibile, ha deciso che voleva rendere, cioè ce l'aveva come voleva fare un regalo, pensava facesse il compleanno, e va all in per 60 bui con 10-10,
Io con KK sono pronto, sto strappando lo champagne, avevo già prenotato il crystal per festeggiare, porti a 100 bui, 120 bui, a prima mano del tavolo finale del Sunday Special, sei anche una delle persone più preparate che lo stanno giocando, cioè, è deterministico quasi che poi tu vada a fare top 3 almeno. Beh, casca il flop 10. Ok, non tiltare. Quel momento, cioè, sto tiltando ancora oggi perché comunque si ballavano 20-30 mila euro in quel colpo, cioè non 20-30 mila, però comunque si spostavano parecchie migliaia di euro e la possibilità di vincere parecchie decine di migliaia di euro nell'arco da lì a un paio d'ore. E ora, quello che voglio dirti è che per quanto sia corretto, no, a livello teorico pensare che bisogna stare immuni a questo, bisogna quasi chiudersi emotivamente, no, a questo tipo di problematiche, ti scoppiano, è normale, non vai in tilt. Quando sei in una situazione parecchio importante, quando ti scoppiano, la naturale reazione che hai è incazzarti e andare in tilt e comunque modificare quello che è il tuo umore, il tuo approccio che stai utilizzando in questo momento in una direzione meno utile per te, più che ti dà una maggior probabilità di sbagliare. Alla fine il tilt è questo, è portato all'estremo. Il tilt è quando tu stai giocando in un momento, in uno stato in cui quasi sicuramente sbaglierai in ogni scelta che andrai a fare, proprio perché non hai la lucidità mentale e la serenità che ti serve per affrontare le varie scelte che fai in un torneo. E il problema è che se è naturale, se è umano a reagire emotivamente a determinate situazioni, non puoi utilizzare come soluzione quella di pensare che l'essere umano sia un robot e dirgli smettila di tiltare, non fai finta che, cioè, devi sapere che ogni tot volte verrai scoppiato, devi aspettartelo, non può essere un problema per te questo fatto qui. Ora, si può arrivare a sbattersene e si deve arrivare, soprattutto se giochi tanti tornei assieme, devi arrivare in una condizione in cui non puoi incazzarti per ogni minimo scoppio, non puoi incazzarti per ogni minima mano persa. C'è un lavoro che si può fare, però non si può fare in un attimo e non si può fare andando nella direzione robot, cioè non puoi riprogrammarti così come se fossi un computer e in due giorni se sei passato dall'incazzarti a non incazzarti. Per crescere a livello di mindset devi partire proprio dal presupposto che sei un essere umano, che come essere umano vivi di emozioni e queste emozioni hanno un'influenza specifica nel momento in cui giochi una mano, nel momento in cui soprattutto subisci qualche cosa di negativo. E proprio per questo l'unica risorsa che io mi sento di consigliarti per studiare il mindset è il Mental Game del Poker di Jared Tendler, tradotto tra l'altro in italiano qualche anno fa, perché in un libro semplice, sono 200 pagine, in realtà quel libro è strutturato come un corso di formazione però per iscritto, e in quel libro lì Jared riesce a fare una serie di step, proprio ti dà una metodologia specifica da seguire per migliorare il tuo mindset e farlo partendo dal presupposto che appunto tu sei una persona e non una macchina, e quindi partendo da quelle che sono le difficoltà comuni che si affrontano nel momento in cui inizi a lavorare su questo aspetto del gioco che è fondamentale. Quindi se vuoi approfondire a livello tecnico come migliorare il mindset, vuoi fare degli esercizi specifici, vuoi seguire un percorso specifico, prendi il suo libro perché è assolutamente la risorsa che più di tutti vale, più di tutti ti sa, ti può portare degli strumenti specifici veramente utili. Ma la cosa veramente fondamentale che in realtà poi ti porta ad avere un mindset adatto, corretto, quella sicurezza al tavolo, quello stato di gioco in cui sei pronto sempre a fare la scelta giusta, sei pronto a giocare ogni mano, sei pronto a fare le cose bene, quindi quell'atteggiamento positivo quando affronti ogni torneo, in realtà non è da ricercare nello studio del mindset fine a se stesso, non è nel migliorare quello che è il tuo approccio al tilt piuttosto che
al giocare bene per tanto tempo, al non stancarsi, sono tante cose che possono influire su un buon mindset, però ce n'è una che fa la differenza sempre in qualsiasi disciplina, in qualsiasi attività tu faccia, ha sempre un impatto maggiore e si chiama preparazione, cioè studiare, prepararsi, comprendere a livello tecnico cosa serve fare per ottenere un determinato risultato e allenare questa tecnica tanto da padroneggiarla. Più padroneggi una determinata abilità e più sei in grado di essere naturalmente pronto ad affrontare nel miglior dei modi quella determinata attività, disciplina, quello che vai a fare. Nel poker è complicato raggiungere una preparazione perché essere sempre preparato significa dover essere pronto a giocare 10, 20, 30 situazioni differenti e tutte molto complesse. Qual è il problema? Che nel momento in cui tu ti trovi davanti a una scelta che non sai bene come affrontare, quindi ti crea dei problemi, ti crea un dubbio decisionale, non sai qual è la scelta corretta. Automaticamente entri in uno stato emotivo che non è quello adatto, quello migliore, quello più opportuno per giocare, per fare delle scelte profittevoli nelle mani successive. E quindi essere impreparato anche in poche situazioni ti porta a specchio, a cascata, in realtà ad avere dei problemi in tutto quello che sono le mani successive, in tutto quello che... Perché ricordati sempre che quando si parla di mindset nel torneo, il problema è che non sei in una partita di cash game, non è che quando ti rompi le scatole puoi andare via dalla partita e finisce lì. In un torneo lo devi giocare fino alla fine, devi trovare quello che è l'assetto mentale più opportuno per giocare bene fino alla fine. E quindi stavo dicendo, preparazione in un torneo è qualcosa di molto complesso perché appunto riguarda, cioè, significa essere preparato alle varie fasi del torneo, cioè non è una semplice preparazione al conoscere la scelta profittevole in un determinato tipo di situazione, cioè, è proprio qualcosa di più sottile, di essere preparato per essere sicuro che quello che andrai a fare saranno cose corrette, profittevoli, per essere pronto ad affrontare ogni singola situazione di gioco, ogni singolo scenario di gioco, ogni singola fase, i vari tipi di avversari che affronterai, il tipo di torneo che andrai ad affrontare. Quindi è questa preparazione generale che in realtà ti dà la sicurezza di giocare bene, di affrontare bene i vari pezzi del torneo, le varie fasi di un torneo che stai giocando. E questa è l'unica cosa che veramente conta a livello di mindset, perché più sei preparato, più situazioni conosci, meglio comprendi le varie dinamiche di gioco in un torneo e più sarai naturalmente sul pezzo, saprai naturalmente, avrai quella sicurezza interna di fare le cose per bene. Questo è tutto quello che ti serve per avere un atteggiamento positivo al tavolo, che ti porta a trovare le varie scelte corrette, le varie opportunità di profitto, a quindi costruire la tua strategia passo passo nel modo più opportuno e aumentare quindi la probabilità di arrivare in fondo a un torneo, di non far cazzate, di non andare in tilt, e quindi di utilizzare il mindset migliore. Preparazione non è qualcosa che cerca. Il mindset non si costruisce lavorando dentro di te, puoi costruirlo lavorando dentro sulla testa, su come approcci le cose, quello c'è il mental game del poker che è ottimo. Però la cosa che più ti porta in avanti per costruire un mindset di ferro, letteralmente, un mindset, mi piace l'espressione mindset di ferro, troverò un'altra espressione, prima o poi comunque un mindset che è quello che ti serve, il mindset utile, è prepararti, studiare il gioco, comprendere il gioco bene, allenarti perché più sei preparato e più sai che farai delle cose bene. Federer, quando scende in campo contro il numero 20 del mondo, è Federer. Sa di essere Federer, sa di saper gestire qualsiasi situazione che gli si porrà davanti e quindi sa di poter vincere la partita facilmente. Non è un problema per lui vincere quella partita facilmente.
lo ha fatto mille volte, sa giocare, sa conoscere la tecnica, non deve ragionare troppo, deve semplicemente fare quello che è abituato a fare e che sa fare, quindi per questo è sicuro. Allo stesso modo un Federer quando gioca contro un Nadal sulla terra rossa magari segue un po' il tennis, sai, un pochettino in difficoltà, un pochettino con delle insicurezze che poi magari lo portano a fare degli errori di troppo, lo portano a essere in una situazione di svantaggio e quindi a fare delle scelte non opportune e poi a perdere la partita. Mindset è essere preparato a quello che stai affrontando, sapere intimamente che sai fare quello che stai per andare a fare, sai affrontare tutte le situazioni. Prendi questa informazione perché è tutto quello che ti serve per sviluppare, cioè, da 0 a 10 far questo ti porta a 8-9 nella scala del mindset. Tutto il lavoro interno puoi migliorare sicuramente, però solo il lavoro interno, se poi non hai la sicurezza di giocare bene, di saper, di conoscere la tecnica, di comprendere bene quelli che sono le varie leve che devi spingere quando giochi in un torneo per raggiungere, per avvicinarti al risultato che vuoi, non servono a niente. Quindi per questo video posso fermarmi qua. Migliora la tecnica e di riflesso migliora le tue abilità e di riflesso migliorerai anche il mindset. E per questo video è tutto, ti invito ad andare sul sito www.varianzazero.com, scaricare il corso gratuito per iniziare a sviluppare le abilità che ti servono per costruire un gioco, un poker profittevole nei tornei e soprattutto per costruire quell'approccio antivarianza che ti permette di contrastare il più possibile gli effetti della varianza anche nel breve periodo. E, insomma, scarica questo corso, informati un po' di più sul corso Varianza Zero, se già hai visto qualcosa compra il corso Varianza Zero perché è uno strumento importantissimo che ti può dare un set di strumenti, strategie, tecniche, abilità che oggi sono fondamentali per ottenere dei risultati nei tornei di poker. www.varianzazero.com. Per questo video è tutto, ciao da Mario Kelder 2010 di coachingmtt.com e varianzazero.com. ciao.